I veneziani non erano solo marinai. Come Marco Polo, molti si sono diretti a est, attraverso i deserti dell'Asia centrale. Campo dei Mori, il palazzo della famiglia di mercanti Mastelli, con un cammello battriano sulla facciata. Penso di essere sulla buona strada. I tre fratelli mercanti del XII secolo, i Mastelli, sono rappresentati come Mori, cioè come arabi, con costumi e turbanti orientali. Erano originari della Morea, l'odierno Peloponneso, in Grecia. Si crede che diversi mercanti arabi o turchi abbiano effettivamente vissuto nella zona intorno a Campo dei Mori. Una leggenda veneziana spiega l'origine del bassorilievo che raffigura il cammello battriano. Si racconta che uno dei fratelli Mastelli avesse una fidanzata araba. Doveva incontrarlo a Venezia, ma non conosceva il suo indirizzo, così fece il giro della città in gondola. Alla fine vide il cammello che il mercante aveva scolpito in suo onore e riuscì a trovare la casa del suo amato. Lo scrittore Alberto Toso Fei è un esperto di storia e leggende veneziane. Cos'è questo edificio? È il fondaco dei turchi. A Venezia ospitavamo i mercanti internazionali in queste case, palazzo, il cui nome deriva dall'arabo, funduk, e quindi casa, magazzino, no? E ne avevamo più di uno per i turchi, qui lungo il Canal Grande, così come quello dei tedeschi. E poi avevamo anche dei fondaci per i persiani e per gli arabi, a dimostrazione che i veneziani non suddividevano le popolazioni d'Oriente rispetto alla religione, ma rispetto alla nazionalità, turchi, arabi, persiani. A Venezia la storia del legame con l'Oriente è raccontata sia dalle facciate dei palazzi che dalle molte leggende. Alberto, tu hai pubblicato tanti libri sulla storia di Venezia. In uno di questi parli del mio personaggio preferito legato alla Via della Seta, Marco Polo. Vabbè, Marco Polo torna a Venezia, a un certo momento è costretto a tornare a Venezia e, secondo la leggenda, porta con sé anche la sua moglie cinese. È una delle figlie più giovani di Kubilai Khan, si sono innamorati, si sono sposati. Una principessa cinese? Sì, assolutamente una principessa cinese, niente meno. Però no, lei non è felice qui, non è felice perché è molto diversa, mettiamola così, e non è molto accettata dalla famiglia di lui. Ed è così che quando... La mamma italiana. Esatto. Alla mamma italiana non piacevano i cinesi. E quando Marco viene fatto prigioniero dopo la battaglia delle Curzolari e la notizia arriva in città, invece che raccontare la verità, ovvero che lui è prigioniero, viene detto a questa ragazza che Marco è morto. Ho capito. E così lei racconta questa leggenda un po' tragica, ma molto bella, si dà fuoco alle vesti e si lancia nel canale, no? Dalla finestra. È annegata nel canale perché Marco Polo era morto. Lei aveva una bellissima voce. Racconta la leggenda che Marco si innamorò di lei perché la sentì cantare, no? Nei giardini del palazzo. E ancora oggi, racconta questa leggenda veneziana un po' romantica, se si sta sul ponte che poi porta il nome di Marco Polo ancora oggi, vicino a dove c'era l'abitazione del nostro viaggiatore, si può sentire nelle notti d'estate questo canto soavissimo, no? E si dice che è appunto la sposa cinese di Marco che canta sapendo di essere riamata da lui. È triste. Sì.